Si può andare? Dove? Si può andare, ragazzi. Ok. Allora, quindi ci troviamo in un derby tra... No, non è vero. No, non è un derby tra un derby. Marchigiani, no, perché Bombay appunto è della Toscana. Perché... Che vede, giocanti Toscano. Diaz versus Bombay. Bombay usa... Usa Pit. Come vorrei dire, come di consueto, purtroppo non è così, ma vorrei è il suo name lo dire. Stesso. Mentre Diaz usa, come di consueto, Giddy e le sue bananelle. Sarà interessante vedere questi due giocatori sfidarsi qui su questo terreno umbro, quindi neutrale per entrambi, nel senso che non siamo in vantaggio per nessuno qua. Ma di cosa stiamo parlando? Sto parlando del territorio umbro, nel senso non c'è il vantaggio comunque di giocare a casa, è una cosa più psicologica, però insomma. Vabbè. Qual è il match-up qua più o meno? Secondo me sono abbastanza pari, devo dire la verità. Diciamo, tendenzialmente Pit è un personaggio onesto, cioè è un personaggio che gioca molto il neutral, le punish game non sono infinite, tipo, che te devo dire, Bayonetta o ste cose. E quindi è un personaggio che fa fatica a rubare, ecco, la sua vera debolezza, capito la cosa? Eh no, è vero, in realtà su un gioco come Smash 4 con la rage e tutto quanto, questa è una debolezza. Diddy Kong invece è un personaggio, anche lui che gioca molto intorno al neutral, la banana e tutto quanto, ma ha un neutral più facile, anche se vogliamo, appunto per via della banana e del frame data che si ritrova. E ruba anche molto più facilmente, ecco. E infatti ruba appunto una vita all'avversario. Si sono fatti un sacco di danni, in un minuto e mezzo neanche si erano fatti una roba tipo 250 danni in totale. Ma questi due tizi sono praticamente dei professionisti nel settore. E non ci scherzano, sono due giocatori molto offensivi, nessuno dei due campera più di tanto, entrano parecchio loro. Dico la verità, io spero che Bombay perda solo per vedere quale pick sceglierà successivamente. Ma guarda, ti ricordo che dalle Grand Final contro Megan non gli serviva perdere per cambiare personaggio. No, quindi effettivamente controlla un attimo il matchup e poi va a scegliere Mr. Game & Watch, così. Esatto. Vabbè, comunque ritorniamo un attimo alla partita e ci troviamo appunto, come ti dicevo, in una situazione relativamente di parità, però Pit, lo vedi, è sempre in svantaggio, arriva sempre un attimo dopo con il frame, vedi che Diddy Kong lo trappa con la banana e tira le smash. Si vede solo alla lunga questo, però la banana veramente gli dà tanto fastidio. Specialmente per un personaggio come Pit, che in aria non è proprio il più mobile, il più veloce, perché per via appunto dei molti salti che ha è abbastanza lento in aria, quindi un ostacolo a terra, un personaggio che si, diciamo, che gioca solo a terra, esatto, rivolge sul ground control come Pit, è un ostacolo abbastanza non da poco, ecco. È vero, non da sottovalutare. Infatti dobbiamo, cioè praticamente qua sta tutto sulla abilità di Bombay, nel vedere come gioca Diaz. Però guarda, io te lo dico qua, se perde questo game molto probabilmente counterpickerà e penso che prenderà Cloud perché, dici? Sì, perché Coyerial è decisamente più forte, c'è un disjoint che contrasta Diddy e se non ti bruci il limite a caso c'hai anche una recovery abbastanza difficile da gameare. Certo, soffri comunque l'edge trap di Diddy, ma quello penso che tutti lo soffrano. Beh, guarda, hai il torneo di tra 14 anni pagato se sei riuscito a capire che prenderà Cloud nel prossimo game. Questo è implicando che io tra 14 anni sarò ancora vivo e vegeto e soprattutto che deciderò di investire il mio tempo giocando a Smash. Investire, tra virgolette, il mio tempo giocando a Smash. Va bene, in questo momento siamo su una situazione critica. Pensavo fosse questa. Pensavo fosse la fine. E invece è questa. Quello che ti dico, Pit è un personaggio che fatica a rubare, nel senso era in svantaggio a livello di percentuale, c'aveva un po' di rage, ma comunque non è stata sufficiente. Invece Diddy Kong ti prende la smash. Diddy è comunque, cioè, in diciamocelo, vista come era andata la partita, Diaz se la meritava più di Bombay qua. Però è proprio quello che sto dicendo, che non è tanto meritarsi la partita, è il contrario, l'abilità nel rubarla è quello in cui scarseggia Pit. Si è tenuto Pit. Va bene, e stupisce quindi tutti nuovamente. Tra 14 anni è MVP pure per me. E niente da fare, vabbè, ci ho provato. Quindi ricordiamo che siamo ancora in una best of 3, quindi questa scelta da parte di Bombay potrebbe rivelarsi addirittura catastrofica, nel senso potrebbe addirittura ritrovarsi in losers. Addirittura, diciamo, per i nostri standard arrivare qui in winners è impossibile, però diciamo, per lui che aveva vinto così tanto facilmente il torneo la scorsa volta Ma sto pensando che effettivamente Diaz non è un personaggio da sottovalutare. Iniziare Diaz a cambiare non è un personaggio.
No, intendo proprio Diaz come personaggio della sfera Grifo Smash. Ah, non okay, mi sto sbagliando, okay. Quindi dicevo, non è da sottovalutare affatto. Tu non penso che sia una persona contro cui puoi iniziare a cambiare personaggio a caso e averla franca, farla franca anzi. È vero, ma il fatto è che forse, cioè lui, Bombay, da quando l'avevo visto giocare con Cloud, l'avevo visto molto sicuro dei movimenti del personaggio, di quello che il personaggio sa fare, follow up sulle mosse eccetera. Quindi non penso che sia proprio un personaggio insomma oscuro a Bombay, capito? E sicuramente Cloud è un personaggio migliore di Pit. Cioè, senza nulla togliere a Pit, ma in un matchup del genere, sì, penso sì, no, che Bombay, se sa usare bene Cloud, se la trova molto più facile come partita. Certo, c'è anche da dire. Se l'è presa, se l'è presa. C'è anche da dire, dicevo prima quando commentavo un game con Tiger, che spesso a questi livelli insomma un po' più bassi, puntare sulla matchup and experience con un main relativamente oscuro come in questo caso Pit, e comunque affidarsi alla tua conoscenza del personaggio per giocare matchup brutti come questo, spesso, oddio, aia, ti può portare forse anche alla vittoria. Però, oddio, te l'ho detto, secondo me Pit non riesce a rubare abbastanza per riuscire a fare questo comeback. Magari adesso Bombay mi stupisce. A meno che non usi veramente le frecce in maniera divina, ma... Poi DD non è neanche facilissimo da gimpare con le frecce, perché col side B si muove molto rapidamente in orizzontale e le frecce fanno un po' fatica a raggiungerlo. È vero, veramente, e fa fatica anche Bombay a stargli dietro a Diaz. Sì, ma lo vedi, è proprio è una questione di personaggio. Cioè, Pit ha delle mosse che escono, anche le sue mosse, molto fuori, 2-0, te l'ho detto. Beh, incredibile, sono stati entrambi veramente bravi. Devo dire che Diaz, sì, ha avuto ha avuto forse un vantaggio nel pick veramente in questo caso, perché si equivalgono, diciamo, la potenza dei due si equivale. È stato un game molto dettato dal momentum. Bombay ha faticato molto a riacchiapparsi ogni volta, era sempre indietro, doveva sempre corrergli dietro a Diaz, sì, capito? Non aveva, aveva più confidenza e non riusciva a stabilire proprio il suo gioco, ecco qual era quello che ha segnato la fine.